governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la sovracchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. Ma la cosa più brutta era la situazione in cui si trovava allora il nostro paese, in cui si trovava quella parte d'Italia. La prima volta in cui sentì la voce di Togliatti fu proprio alla radio, Radio Londra. Si trattava del famoso discorso di Salerno. Ricordo che le sue parole portavano un messaggio nuovo, un messaggio rivoluzionario che voleva dire: tu cattolico, tu monarchico, tu socialista, lasciamo da parte tutto ciò che ci divide e uniamoci tutti insieme contro il nazifascismo. Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita. Noi siamo repubblicani e vogliamo liberare l'Italia dalla monarchia. Il popolo tornava a esprimersi tramite il voto e per la prima volta votavano anche le donne. Pare incredibile. In quel giorno, oltre al referendum Repubblica-Monarchia, gli italiani dovevano eleggere un'assemblea costituente chiamata al compito più prestigioso, ma anche più carico di responsabilità: scrivere la nuova carta costituzionale. Io ero il segretario del più grande partito comunista d'Occidente. Ero considerato un politico potente per il popolo di sinistra, e non solo. In più, la mia storia di mitico dirigente dell'Internazionale Comunista mi conferiva un'autorevolezza altrettanto inattaccabile. Silvio Fantuzzi, 15.582 voti. Leonil Deiotti, 15.936. Non ci posso credere. Onorevole Leonil Deiotti, io, figlia di un ferroviere di Reggio Emilia. È il 25 giugno 1946 e io varco per la prima volta la soglia di Montecitorio. Ho il cuore in gola, non tanto per l'emozione naturale, quanto per il pensiero sempre presente che oggi nasce ufficialmente la nuova Italia repubblicana. Avevo notato subito quella deputata reggiana, una delle più attive dirigenti dell'UDI, Unione Donne Italiane. Era giovane e carina, vestiva con naturale eleganza, si esprimeva con sobrietà e compostezza e non mi era sfuggito che l'onorevole Iotti voleva imparare in fretta. Dimostrava di avere idee chiare e una buona dose di ambizione. Mi sentivo irrimediabilmente attratto da lei. Ne apprezzavo la preparazione culturale e subivo il fascino della sua giovanile bellezza. Ma chi sei? Ma chi sei tu? Chi ti apre il mio cammino ai segreti della mia vita? Amore mio, se tu sapessi quanto sforzo io debba fare per parlare di me. Quale timore, quale angoscia io provo nel mostrare i miei sentimenti. Perché? Forse perché c'è stata sempre solitudine nella mia vita. Quando ti dico che non ci sono stati uomini, tu non credi, ma è vero. E la ragione è forse nel mio temperamento. Ero un uomo sposato. Il mio ritorno a Roma me lo ricordava chiaramente. Mia moglie Rita Montagnana sedeva anch'essa tra i banchi della Costituente. Ricordi che qui ci siamo incontrati la prima volta? Era la mattina del 31 luglio. Io ti aspettavo seduta nella grande poltrona, ma nello stesso tempo tendevo l'orecchio al rumore del tuo passo fermo.
Longo è stato il primo ad accorgersi della nostra storia. Non ho mai visto Togliatti così felice. Anche se Togliatti in realtà non era affatto un uomo triste. Anzi, era molto spiritoso. Tu mi hai fatto dono di te stessa. Ma cosa ti ho dato io? Che cosa? Eh? Che sia degno di questo dono. Forse sono stato solo un grande egoista, ecco. Eppure ogni passo che ho fatto con te, ogni parola, ogni atto, mi sono state dettate quasi di un'esigenza che sentivo venire dalle sorgenti più profonde della nostra vita in comune. Caro Palmiro, oggi ho avuto una discussione col segretario della nostra federazione. Non hanno più intenzione di candidarmi. Mi hanno detto chiaramente, se perdiamo è colpa tua. La Costituente ha dibattuto l'opportunità di introdurre il divorzio nella legislazione italiana. Non so perché tutti si rivolgono a me per il divorzio, a me che in tanti anni di matrimonio non ho mai divorziato. Sul fronte del divorzio capii subito che i democristiani non ci avrebbero seguiti. Perciò suggerì al partito una linea morbida per non arrivare alla rottura con la DC. Lasciamo cadere la questione divorzio per puntare sull'abrogazione del principio di indissolubilità del matrimonio. Io e Nilde eravamo andati a vivere insieme, all'ultimo piano della sede del Partito Comunista Italiano in via delle Botteghe Oscure, tre stanze, roventi d'estate e gelide d'inverno. Non era una situazione da libro cuore perché quella convivenza in quegli anni era considerata un reato penale. In soli 6 mesi avevamo redatto il testo base da presentare al Parlamento. Un Parlamento in cui sedevano i più importanti nomi del mondo politico, giuridico e culturale. I Croce, gli Einaudi, i Moro, i Nenni, i Dossetti, i Calamandrei. Proprio Piero Calamandrei, uno dei primi pacifisti e costituente tra i più attivi, nel 1955, con queste parole, spiegò la Costituzione ad un gruppo di studenti. La Costituzione è la carta della propria libertà, la carta per ciascuno di voi. Voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo in più, che siamo parte di un tutto. In questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie, sono tutti sfociati in questi articoli. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questo.